Quando io ero bambino non abitavo in città, abitavo nella Val di Serchio, ma la Val di Serchio, la vigilia di San Ranieri, tutte le finestre avevano i lumini accesi, tutte le case avevano i lumini accesi per far festa a San Ranieri, al di là del fatto folcloristico, era un segno di fede. Non è un ritorno al passato, certo che questo San Ranieri, dice l'arcivescovo di Pisa, ha fatto riscoprire i valori più profondi della festa. A volte ciò che è esterno, le apparenze rischiano di schiacciare i contenuti. Quest'anno le apparenze, cioè le apparenze, le cose belle, anche folcloristiche, come la luminaria, non ci sono state, e quindi necessariamente affiora, se lo permettiamo, quello che è il contenuto. E il contenuto di San Ranieri è un contenuto di una persona che parla ancora al nostro tempo. Dopo la luminaria ridotta di martedì sera, mille i fedeli che hanno assistito alla messa celebrata di fronte al battistero, ciascuno con un posto assegnato e distanziato dagli altri. San Ranieri, dice nell'omelia l'arcivescovo, è un santo attuale. Tutti siamo più che consapevoli che sono venuti meno tanti punti di riferimento per riuscire a capire ciò che è buono e ciò che non lo è. Non basta scegliere qualcosa, ma scegliere ciò che vale di più, ciò che è più valido, più giusto, più bello. La città, commenta il sindaco al termine della celebrazione, ha dimostrato anche in questa difficoltà l'attaccamento a San Ranieri. E quindi un modo diverso, ci auguriamo l'anno prossimo, nel 2021, di poter fare una luminaria più bella e meglio organizzata e soprattutto di essere usciti da questa pandemia.